In un'altra vita sono stato un marinaio in cerca di successo al di là dell'oceano. Sapevo quando sarei partito, ma non quando sarei tornato. E sapevo un'unica altra cosa: non avrei avuto una ruga in più sul mio viso, né avrei sofferto il transitare delle stagioni, perché il tempo non sarebbe andato avanti senza di voi. Ci siamo date appuntamento al molo il primo giovedì di ogni mese. Non importa se non l'avremo rispettato per mille volte e mille volte ancora. Non importa se la vita aveva tentato di trascinarci ai poli opposti del mondo. Ancora qui, signorina. È venuta anche questa volta. Avremmo ripreso esattamente da dove avevamo interrotto. Stato il più operoso tra i contadini. Io ho guardato per ogni giorno della mia vita il sole nascere e morire. Ho vegliato su di lui come fa un padre con il proprio bambino, mentre la mia schiena era piegata ad arare un campo verde come i tuoi occhi. Ma dinanzi allo spettacolo più magnifico che la natura possa offrire, l'unico pensiero che mi assillava era quello del tuo ritorno. E nell'attimo in cui spuntavi da dietro l'angolo, mi ripetevo: ah, finalmente, finalmente. Il primo per tranquillizzarmi, il secondo per godermi quel momento. In un'altra vita sono stato un giovane uomo d'affari, più vittima che artefice di una carriera che non mi lasciava altro spazio se non quello di dedicare a te tutto il mio successo. E così ho prenotato ristoranti interi tra i più lussuosi della città per farti credere che fossi importante. E che così a tua volta lo fossi anche tu. Non so neanche se ammirassi me o soltanto quello che rappresentavo, ma non mi importava, perché in quel momento, un momento che avrei reso immortale, io ero con te. E ora, questa vita, io non ho nulla da darti di quello che vorresti. In questa vita le persone come me non possono mai avere le persone come te. E non posso fare altro che immaginare mille vite parallele in cui ti avrei desiderato, in cui forse ti avrei potuto avere. Altre vite in cui con qualche difetto, con qualche sbaglio, meglio o peggio, saremmo potuti stare insieme. Perché io non ho nulla da darti,
nei castelli, feste in maschera o auto di lusso. Ma in un mondo normale, in cui i sentimenti sono tutto, tutte quelle cose non sono importanti. Ma noi viviamo nel mondo dell'apparenza, del mondo dei grandi palazzi abitati da piccoli uomini. Soltanto i fogli dove sono scritte tutte le altre vite in cui ti avrei voluto con me. Sono stato a molte cose perché non avevo una moneta per il pane, ma avevo la mia mente per poterti immaginare. E non posso fare altro che sperare un giorno di incontrare di nuovo il tuo sguardo.